Pronti? Chuck. Cari amici, come ci capita sempre, siamo qui di fronte a una animata cinecamera, disturbati da voci che si sentono animate scorrere in qua e là, per fare la solita rassegna stampa. Diciamo subito che questa rassegna stampa verrà fatta molto limitata, proprio perché ci sono queste strane anime interferenze, però comunque sia, la vogliamo fare, perché se non la facciamo noi, chi la fa la rassegna stampa? Allora abbiamo questo qui, questa è una roba di immaginazione. Allora, questa è una pagina del Messaggero e direi che è abbastanza interessante. Allora, mafia, il Viminale scioglie Ostia. È il Messaggero del 28 agosto. Dal Consiglio dei Ministri il via libera all'invio di 3 commissari per il municipio 10. La task force sarà guidata dal prefetto Vulpiani. Dovrà bonificare l'amministrazione, cioè l'amministrazione se la pigliano quei più stronzi, come capita sempre. Non sanno con l'elicotterista del caso, insomma. Come è stato l'elicotterista? Il facchino. Allora, cioè, le reazioni, opposizione all'attacco, si torni al voto, sarebbe in una società civile, in casi di questo genere si torna al voto, ma siccome la società italiana è incivile, non si torna al voto, e questa è la differenza, no? Il provvedimento, in Campidoglio, gli 007 di Gabrielli. Allora, non lo sapeva nessuno. Cioè che a Roma comandi la cosiddetta mafia capitale, che è asservita direttamente agli interessi del Vaticano, e lo diciamo tranquillamente, non lo sa nessuno. Nessuno se ne accorge. Ogni tanto esce fuori qualcosa, non si capisce perché, e allora a quel punto cercano di coprire. Queste sono operazioni di copertura, va bene? Anche se il Messaggero certe volte si sforza di essere obiettivo, ma cioè non dice le cose come ma stanno. Non dice l'informazione più importante, che il signor Marino sta in vacanza alle Bahamas, dove è andato a portare i soldi in previsione di essere dimesso. Dove vado? Vado dove ho portato. Ha detto i soldi. Che sta scrivendo un libro. Mi immagino che cosa può scrivere. Le mie memorie. Patente restituita dopo 3 giorni all'autista killer. Allora, in paesi civili come il Giappone, se fai un incidente stradale ti tolgono la patente per tutta la vita. Questo ha ammazzato una persona, ne ha storpiata un'altra, dopo 3 giorni gli danno la patente. Parliamo dell'incidente a Piazza del Popolo? La signora che è morta era amica di mia moglie. Oltretutto. Sì. È andata al funerale stamattina. Quindi, allora, siamo a questo punto. Allora, il Far West è un'associazione di gentiluomini, no? Il cosiddetto Far West, veramente gentiluomini, talmente gentiluomini, quando ti pigliavano uno di questi qui, lo impiccavano in mantinente senza dire nulla, no? E noi che siamo grandi lettori, no? Estimatori del film western, no? Faremo ugualmente quando ci capiterà, ma proprio quando arriverà il momento nostro di sicuro. Alla tipologia del film western, no? Dove tu sei seduto su un cavallo, no? Il cappio, dai la frustata al cavallo, il cavallo va, no? Per il suo destino. La legge di, come si chiamava? La legge di Lynch. Lynch, linciaggio. È vero che si chiama da cui linciaggio. Linciaggio. Che strano, eh? Allora, che strano. Attenzione, siamo nel pieno della questione Casamonica, minacce e botte al negoziante, un Casamonica in manette. Cazzarola, ma anche c'è, lì, c'è anche bisogno lì che questo arriva a bastonare per metterlo in manette. Lo sappiamo, cari signori, che i Casamonica sono i vostri amici, sono i vostri souteneur, sono quelli che sono d'accordo con te. Hai capito, Francesco I? Vieni a dirmi che non è vero. Ma loro sono cristiani. Balbi non era cristiano. E che cazzo, chi, pure chi? Te. Chi?
chi non era cristiano? Valbi, quello che era lì, che voleva morire. È quello che voleva morire, cazzo. Monte Sacro, piromane arrestato dopo 8 colpi. Allora, prima di arrestare il piromane, non so quanti mesi, se non anni, ci hanno messo. Allora, che cosa ci vuole a arrestare un piromane? Io non lo so. O no? Questi occhialuti poliziotti, carabinieri e quant'altro pronti a farti una multa, no, quando vai a urinare in un angolo della strada, però non scoprono il piromane, lo scoprono dopo che questo qui si faceva i suoi, a piedi, il ride, per non portarsi dietro la targa, no? Allora io metterei l'obbligo di una targa al culo. Allora tu, tutti i potenziali piromani come si fa con i ferri da cavallo al cavallo, con la cosa gli impianti la targa al culo, capito? Tanto è vero che appunto si tratta di targati nelle terga, anzi